Utilizzo chiave dinamometrica. Smontaggio dei contrappesi di una lavatrice. Strumenti da utilizzare. È necessario utilizzare una chiave dinamometrica calibrata. L'estensore e la chiave normale sono necessari per scambiare i pesi davanti e non sono utilizzati in questo video. Rimozione dei bulloni e del contrappeso. In questo video rimuoveremo e monteremo solo un peso. La procedura è la stessa per tutti i pesi. Per allentare le viti potresti utilizzare un trapano a batteria. Questo invece non è consigliato per serrare le viti. Preparazione chiave dinamometrica. Le chiavi dinamometriche calibrate devono essere regolate alla coppia più bassa possibile. Rilasciare il blocco e selezionare la coppia corretta. Utilizzare la documentazione tecnica di LG per cercare il valore corretto. Per questo bollettino di servizio è necessario selezionare 12 Nm. Montaggio nuovo contrappeso. Mettere il nuovo contrappeso nel suo alloggiamento. Ora, serrare la prima vite fino a quando la rondella non viene schiacciata un po'. Fare la stessa cosa per le altre viti. Ora, è possibile serrare le viti con la chiave dinamometrica. Non utilizzare un estensore. La mano deve essere posizionata al centro dell'impugnatura. Quando si raggiunge il valore corretto, si dovrebbe sentire un clic e la testa ruoterà leggermente. In quel momento, interrompere immediatamente il serraggio. Fare lo stesso per la seconda vite. Dopo che il lavoro è terminato, tornare indietro al minimo sulla chiave. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.